Mi corre l'obbligo ringraziare tutti i presenti, ma soprattutto mi corre l'obbligo ringraziare il Comitato Civico Spontaneo di Mazara del Vallo, che ha avuto oggi, secondo me, la buona idea di cercare di creare un confronto costruttivo nella città di Mazara del Vallo, chiamando tutte le forze politiche. Qualcuno poco fa accusava gli assenti di non essere presenti. Io parto dal presupposto che prima le accuse devono partire per tutti i componenti o tutti i ruoli politici che fanno parte della città di Mazara del Vallo, che oggi non sono qui. Questo ci deve fare riflettere. Invece di andarsi a confrontare nelle televisioni, o meno, non confrontarci, a parlare, a sbraietare da soli, quale migliore occasione oggi venire qui e a parlare con i cittadini? Guardate, Foggia, qualcuno voleva sminuire il lavoro che ha fatto il consigliere Foggia con un po' di amici in questo periodo, dicendo Foggia fa politica. Foggia non fa politica. Foggia, secondo me, con la sua umiltà e la sua saggezza, cerca di fare quello che può fare la politica, cioè confrontarsi, mettersi in discussione, lavorare per la collettività, per l'interesse in questo caso della salute pubblica, quello che dovrebbero fare gli altri. La salute, forse è un argomento, a mio parere, molto importante, che forse io sento più di tutti, non lo so, forse perché l'ho vissuto in prima persona, l'ho sempre detto, non è un problema per me, io le cose le dico, le mie esperienze, forse da quelle esperienze sono uscito pure più forte, quindi di conseguenza mi piace portare avanti delle problematiche importanti, in questo caso sulla sanità. Io magari nel 2007 non dovevo essere neanche più presente qui in mezzo a voi, oggi è il 2016 e mi trovo qui presente a lottare su una tematica molto importante, che è l'oncologia. Guarda caso, la tematica che ho affrontato nel mio percorso di vita. Giustamente qualcuno ha interessi politici, io interessi politici non ne ho. Io non ho mai difeso un deputato, un onorevole, che non si sia preso cura comunque del nostro territorio o della nostra collettività o della nostra città o del nostro ospedale. Chi meglio dell'assessore Massimo Russo sa il mio percorso? Ma lo saprete anche voi, cittadini mazzaresi. Una delle prime interrogazioni che il consigliere Foggia ha fatto nella città di Mazara del Vallo era proprio rivolta all'assessore alla sanità Massimo Russo nel 2009, dove io chiedevo di ristrutturare l'ospedale di Mazara del Vallo e se c'era la possibilità di intercettare queste somme, poi farsi articolo 20, eccetera, eccetera. A differenza, onorevole Tancredi, che magari a lei non arrivano le risposte da chi di dovere, che dovrebbero fare per onestà, oltre politica ma anche intellettuale, l'assessore Massimo Russo ha risposto al consigliere Foggia dicendo che l'ospedale di Mazara del Vallo sarà ristrutturato e sta lavorando per intercettare quelle somme. Da lì è nata la rivolta verso la città di Mazara del Vallo, la rivolta politica. Io mi trovavo allora nell'UDC, adesso mi trovo nel PSI, ma il mio modo di pensare non è mai cambiato. I miei principi però non sono mai cambiati. Sempre per questo ho lottato, sempre per l'ospedale di Mazara del Vallo. Altri cambiano a differenza di ricoprire l'assessorato. Chi oggi elogia l'assessore Gucciardi, premesso che io con l'assessore Gucciardi non ho nulla di personale, attenzione, parlo solo su una questione politica. Chi elogia oggi l'assessore Gucciardi era quello che criticava l'assessore Massimo Russo che si stava impegnando a realizzare questa grande struttura. La struttura adesso è qui, ma non si permette neanche di fargli un plauso ed è semplicemente vergognoso. I meriti vanno dati a chi ce li ha. I meriti vanno dati. Io meriti non ne voglio, ma se non fosse stato per Massimo Russo, oggi noi non saremmo qui a parlare di queste problematiche. Perché queste problematiche alla fine le ha create la politica, non le ho create io. E in quella risposta dell'assessore Massimo Russo si evidenziava che si voleva realizzare a Mazara quel polo oncologico. Polo oncologico. Con la struttura di radioterapia, perché Massimo Russo aveva fatto una scelta baricentrica, perché Mazara del Vallo era la zona più distante da Palermo, perché la prima radioterapia che comunque c'è in zona si trova alla Maddalena o a Bagheria. Quindi Massimo Russo strategicamente ha detto la facciamo a Mazara del Vallo, l'unità complessa. Da lì in poi succede il suffragio universale politico.
Io porto alcuni comunicati stampa a conoscenza, così la città sa, perché io parlo sempre con le carte in mano. Si raggruppa a Trapani, cioè da lì, Camillo Oddo, allora deputato Baldo Cucciardi, contro la città di Mazara del Vallo. La radioterapia non va allocata a Mazara del Vallo, ma deve essere a Trapani. Allora i tre componenti che si sono uniti, destra, sinistra e centro, quello che non fanno i mazzaresi, si sono uniti, hanno presentato una petizione popolare di 15.000 firme e hanno fatto la fiaccolata, perché dovevano togliere la radioterapia a Mazara del Vallo. Lo stesso deputato oggi ricopre ruolo da assessore, quindi 2 più 2 fa 4. È normale che cerca comunque di screditare il lavoro che ha fatto l'assessore, in questo caso l'assessore Russo. Naturalmente non gli darò mai medaglie, assessore Russo. Non gli darò mai distintivi, quello che vivono gli altri. Io non vivo di queste cose, di coppe, non me ne frega niente. Io ho fatto calcio da una vita, l'ho vinte lì le coppe, non mi interessa. A me interessa portare il risultato nella città di Mazara del Vallo. Il risultato è questo. Guarda caso, in quel periodo, il consigliere Foggia, con altri amici, il vicepresidente Cosevano Buonanno, dottore Rubino e compagni, abbiamo fatto una petizione popolare per difendere la radioterapia e il polo oncologico a Mazara del Vallo. Massimo Russo, allora assessore, cosa fa? Decide di stabilire di fare un'altra radioterapia a Trapani, ma mantenendo sempre la struttura complessa a Mazara del Vallo. Con l'avvicendamento degli assessori si stravolge tutto. Giustamente Cucciardi, che aveva difeso l'iniziativa su Trapani, cosa ha fatto? Rendiamo complessa Trapani, Mazara la rendiamo semplice. Ma Mazara ha speso 40 milioni di euro, Mazara ha speso 9 milioni di euro della radioterapia. Ma non è umiliante per noi? Non è mortificante? Ricordatevi che nel lontano 2008-2009, adesso non mi ricordo, nella passata amministrazione erano previsti a Mazara circa un bel po' di miliardi, non so, 10-12 miliardi per ristrutturare il nostro ospedale. Con l'assessore Pistorius, adesso non mi ricordo, si sono state spostate quelle somme. Chissà come mai, e nessuno che ha fatto obiezione a Mazara del Vallo. Nessuno che ha fatto obiezione, il sindaco non ero io. Il sindaco non ero io allora. Certo, non c'era Foggia in consiglio comunale, perché a quest'ora non abbiamo visto delle belle. Non si è incatenato nessuno alla regione Sicilia. Nel 2008 l'ospedale di Mazara del Vallo doveva essere ristrutturato, spostando quelle somme a Catania. Sapete qualcuno come sono andati i fatti? I fatti sono che i soldi sono andati a Catania, hanno ristrutturato gli altri ospedali e Mazara lo stavano chiudendo, anzi Mazara l'ospedale hanno chiuso. Perché quando Massimo Russo ha deciso di ristrutturare l'ospedale, il prefetto ha chiuso l'ospedale di Mazara del Vallo. Mi volete spiegare voi? In questo periodo ci sono i terremoti in Italia, mi dispiace umanamente. Quanti ospedali chiudono in quelle zone terremotate? Ditemene uno. Eppure a Mazara senza terremoto hanno chiuso l'ospedale. Questo è vergognoso. C'era una strategia dietro a questo. C'era una strategia. Mazara non doveva decollare, Mazara doveva essere mortificata. La salute di tutti doveva essere mortificata. Ma quello che avevamo noi nel 2009 non era più ospedale. E adesso di che cosa ci devono rimproverare? Io non vado a fare passarella, andare a tagliare i nastri. A me interessa l'ospedale di Mazara del Vallo. È quello che voglio, è quello che mi sono sognato. E di conseguenza devo solamente ringraziare a chi si è prodigato per questo. Io in questi anni, dal 2009, che comunque parlo con le parti politiche, e non ho fatto un problema di partito, l'ho avuto anche da poco fa, l'ha detto. Mi sono visto con 5 Stelle, con l'UDC, col PSI, mi vedo con tutti. Ho parlato pure col Partito Democratico. Ho cercato di dialogare col Partito Democratico, ma loro, orecchi da mercante, capisco, portano avanti interessi diversi. Perché? Perché hanno interessi politici diversi. Il mio interesse è questo. Il mio interesse è questo. Io devo ringraziare non solo la cittadinanza di Mazara del Vallo, che comunque ha sottoscritto questa petizione, una petizione di 13.000 firme che l'assessore Cucciardi dice non so cosa chiedono, non so cosa vogliono, sminuiscono. La stessa petizione che ha fatto lui nel 2010 a Trapani. Quella aveva più valore dei trapanesi? Eppure qualche anno prima, qualche anno dopo, ha preso qualche consenso Cucciardi a Mazara. Ha preso 1.800 consensi. E questo è vergognoso. Sminuendo Mazara. Sminuendo Mazara, i mazzaresi, i malati oncologici di questo territorio, di Campobello, di Castelvetrano, di Mazara, e chi più ne ha più ne metta. La politica non può decidere queste cose, signori miei.
Però lui deve avere il rispetto delle quelle 13.000 firme, perché fra queste 13.000 firme c'è chi ha votato Cucciardi. Oggi siamo qui perché ce lo chiede il popolo, e quale migliore occasione interfacciarci con il popolo? La politica non si fa solo in televisione parlando col giornalista di turno. Io parlo con la cittadinanza, parlo in consiglio comunale. Io ho chiesto un consiglio comunale aperto sulla questione della radioterapia dell'unità complessa a Mazzara del Vallo. Ho ricevuto 80% delle firme, non me l'ha firmato il PD. E che interessi hanno a non firmare il PD, un consiglio comunale aperto che interessa la nostra città? Che interessi ci sono di poltrona? Io non devo fare il sindaco, non mi interessa. Foggia oggi c'è, domani non ci sarà, ma l'ospedale rimane, l'ospedale di tutti. La lotta va fatta adesso, non va fatta fra 10-15 anni. Le critiche ci devono essere, ma se sono costruttive. Qui oggi abbiamo la maggiore espressione, abbiamo un'autorità civile, morale, come il magistrato Russo. E quale migliore occasione di dire: guarda Russo, ha sbagliato, lei è un menzognero. Ma non lo possiamo dire, non lo possiamo dire. Perché quelli che contano sono sempre fatti. Naturalmente io non ne voglio creare un problema di campanilistico, perché noi dobbiamo avere il rispetto di tutti i pazienti, tutta la provincia di Trapani, ma di tutto il mondo. Io ho il massimo rispetto di tutti i malati oncologici. Io ho amici miei che non ci sono più. Voi magari il primo novembre vi trovate al cimitero di Mazzara del Vallo, io il pomeriggio magari mi andrò a trovare altri amici che è delicata, di Gela, eccetera, eccetera. Gente che mi hanno lasciato comunque dei grandi valori, un grande significato della mia vita. E lotto anche per quelli. Io sfido chiunque qui dentro che non abbia avuto mai un ammalato di tumore in casa, un paziente, è la malattia del secolo. Stiamo cercando di rendere eccellente l'ospedale di Mazzara del Vallo, perché non lo facciamo? 40 milioni di euro non si può mantenere un ospedale di base, signori miei. È un'offesa. E ospedali che magari non hanno neanche valore del 50% dell'ospedale di Mazzara del Vallo si trovano magari di primo livello. Di primo livello. L'ospedale di Salemi, signori miei, era accoppato con l'ospedale di Marsala ed era ad un livello base. L'assessore Cucciardi, pur di salvarlo, lo scorpora da Marsala e lo raggruppa a Trapani. L'ospedale di Salemi diventa di primo livello, ma questo non è vergognoso? E io devo stare ancora, diciamo, a questi giochetti? Siamo alle comiche. E noi con un ospedale pronto, livello base. Dobbiamo essere un ospedale generalista. E perché? Non è mortificante? Noi dobbiamo avere dei grandi ospedali, Marsala, Mazzara, Castelvetrano, che più ne ha più ne metta. Noi dobbiamo essere per quello che comunque aveva sognato l'assessore Massimo Russo. Non possiamo farci umiliare da chi comunque gestisce il potere. Noi siamo il popolo e noi li mettiamo lì, queste persone. Noi siamo il popolo e noi comunque li portiamo lì a farci rappresentare. Questa non è una questione politica. Questa è una questione che la politica deve risolvere con il proprio potere. Oggi siamo qui e stiamo parlando. Ma se non ci fosse stato Foggia a Mazzara del Vallo, di che cosa abbiamo parlato adesso? Ditemelo voi. Io ho cercato di sensibilizzare tutte le parti politiche, ma gli altri cosa hanno fatto? Mi fa piacere che c'è il consigliere Iacono qua presente, è stato con me pure a Campobello. Io a Campobello non ho preso gettone di presenza. Mi sono partito con la macchina e sono andato a fare il consiglio comunale aperto. Ma perché? Perché l'ho fatto? Per un interesse della collettività. Io devo ringraziare il consigliere Giardina, Mario Giorgi, Gentile, Passanante, il consigliere di 5 Stelle, che adesso non mi ricordo il nome, persone che comunque hanno sottoscritto e hanno realizzato quel consiglio comunale aperto per una logica territoriale, non di Mazzara del Vallo, territorio, che gli stessi diritti ce l'hanno gli ammalati di Campobello. La dobbiamo smettere con i viaggi della speranza. Noi abbiamo qui a portata di mano la radioterapia e deve partire. Abbiamo una Ferrari, ci vuole un pilota per una Ferrari giusta, con i giusti connessi. Non possiamo sbagliare. L'attore di Giovanni, lei l'altro giorno ha lanciato in consiglio comunale: dobbiamo lavorare per rendere il primo livello l'ospedale di Mazzara del Vallo. E chi ce lo vieta? Anche perché il decreto Balduzzi ci dice a tutti: dobbiamo classificare gli ospedali. E perché noi dobbiamo essere di livello base? Qual è il motivo? Perché? Perché vogliono spostare sempre tutto su Trapani e Palermo? Perché decidono questo i poteri forti? No, Trapani-Palermo. E noi cosa siamo? Solo bagaglio di voti? Solo bagaglio di voti siamo noi? E quando noi siamo comunque, abbiamo l'opportunità di avere una piccola medaglia, non ce la vogliono dare? E perché? E allora io devo pensare, se non fossi stato per l'interrogazione o per Massimo Russo, questo ospedale a quest'ora non ci sarebbe a Mazzara. Avremmo chiuso e battenti. Perché la verità è questa. La verità è questa, signori miei. E allora io dico a voi, adesso usciremo qui,
Usciremo qui, da questa aula. Cerchiamo di essere propositivi. Foggia ha lavorato, si è battuto, continuerà a lavorare, nonostante, diciamo, tutte le dicerie che ci sono in giro. Foggia si confronta con la città e Foggia va avanti. Dato me tutte le accuse che hanno mandato a questo comitato, ho sottoscritto a chi comunque si è impegnato, li mando al mittente. Li rimando tutti al mittente. Il nostro obiettivo è la nostra salute. La nostra salute. Io non devo ringraziare chi porta avanti interessi diversi. Io devo ringraziare la cittadinanza Masadevallo che attraverso questa problematica si è unita in maniera seria, sta facendo capire che a Masadevallo non siamo stupidi. Qualcuno ci vuole fare rimanere, che so, col profilo basso, o magari ci vogliono ignorare, ma non ci possono ignorare, perché 13.000 firme contano, e come se contano. Io ringrazio che oggi c'è pure il sindaco Sefomano qui presente, ringrazio Tancredi, ma tutti gli altri non sono giustificati. È inutile che fate l'accusa a X o a Y. Io non vedo il Partito Democratico oggi qui presente. La classe dirigente del Partito Democratico non la vedo presente oggi qua. Tranne l'amico Bianco, poi tutti assenti. Dove sono? Perché? Non c'è Massimo Russo qua. Quale meglio occasione di smentirlo? Smentitelo! Ma io mi fido di lui, perché è lui che ha realizzato questo ospedale. Io di lui mi fido. Non mi posso fidare chi porta avanti interessi di altri. Io di lui mi fido. E voi di chi vi fidate? Del potere politico? Perché magari vi devono garantire un posto da sindaco o da deputato, da parlamentare? E questo non è vergognoso? E questo non è vergognoso? Poi ascolto un'intervista dove uno ringrazia un signore X che ha detto una chicca perché ha realizzato l'ospedale Masadevallo. Lo dico, il signor Tombiolo, perché sono detto in televisione. Ma io mi sono messo pure a ridere. Non riesco neanche a dare merito a chi ce li ha, nonostante sia un avversario politico. Io per Massimo Russo non l'ho mai votato, attenzione, però gli devo dare dei meriti. Foggia, stiamo scadendo troppo nel politico. No. Concludiamo. No, io parto sempre dal presupposto. Io dico semplicemente che dobbiamo cercare di essere comunque coerenti con la nostra città, con la nostra collettività, ma dobbiamo cercare di essere con la coscienza a posto. Io dico finisco da dove comunque ho iniziato il mio discorso. C'è chi fa interessi diversi perché ha interessi politici diversi. I miei interessi sono questi, l'ospedale di Masadevallo. Grazie. Grazie.